sempre ad essere molto corta. Pigliacelli, la Torre di Ciciretti, c'è lo scatto di Politano dentro l'area, pecca forse di generosità nel servire tallo, l'anticipo di Guanoin, calcio d'angolo, ma forse avrebbe potuto anche provare la conclusione solitaria. Assolutamente sì, non c'erano le condizioni per servire tallo, anche perché Guanò era nella posizione giusta e difficilmente avrebbe garantito di raggiungere la posizione della palla a tallo, quindi avrebbe sicuramente potuto concludere magari con un diagonale, avrebbe sicuramente impensierito Brenesco. Calcio d'angolo per la Roma, il secondo della partita, il colpo di testa, la palla in rete, il raddoppio della Roma che porta la firma del numero 9 Tallo, il gol del raddoppio dunque per la Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Andiamo a rivedere anche la dinamica, perché l'impressione è che sia stata una deviazione di spalla quasi, ma tanto è bastato per lasciare fuori causa Brănescu. Sì, è vero, dopo un colpo di testa ha deviato un rimpallo su Guanò, probabilmente nettamente anche. Su un Guanò che ha cambiato la direzione della palla e ha ingannato nettamente.